Questo è un paddock sperduto, questa è una pista da off-road, loro sono dei meccanici esperti, lei è la mia auto da corsa, questa è una serata post-racing e tutto questo è il CVF 2024. Andiamo con calma, perché è successo di tutto, ragazzi. E vi dico senza clickbait che io non volevo stare dritto, Vittorio non voleva stare dritto e tanti piloti non volevano stare dritti. Però con calma, cominciamo dicendo che si schiatta di caldo, proprio pesantemente. E partiamo dall'inizio. Siamo a Rubiano di Solignano, provincia di Parma, una pista ricavata all'interno di una cava di argilla. Un posto, ragazzi, lunare, veramente spaziale, veramente strano, e c'è tutto questo percorso che si sviluppa sulla cima di queste colline che è veramente spaziale, bellissimo. Terza di campionato italiano velocità fuoristrada e cerchiamo di fare il top, sarà una bella pista veloce e non mi resta che prepararmi. Ok, raga, pista velocissima. Nel briefing ci hanno detto, abbiamo fatto delle varianti per fermarvi perché altrimenti decollavate. Non avevo nessuna intenzione di decollare, quindi ok, accetto. E testiamo per la prima volta una pista veloce perché finora abbiamo avuto la trazione del Lenza, la nostra, che è sicuramente vincente. Però sto giro dobbiamo capire con la velocità. Quindi è un test, dai. Bene ragazzi, allora allineiamoci per queste prove libere, andiamo in griglia come al solito, partiamo dietro a Vittorio perché già lui, essendo più esperto, mi può far vedere come inserirmi nelle curve, cosa fare, cosa non fare, e poi facendolo lui per primo io posso subito imitarlo per imparare la pista. Vi dico subito che parto con una condizione fisica devastante, ragazzi, purtroppo sono stato malissimo, ho dei problemi alla colonna vertebrale che mi spaccano in due e quindi devo cercare un attimino di guidare in modo conservativo, anche se voglio divertirmi, voglio guidare. Cominciamo con la pista, ci sono dei bei rettilinei, vi ripeto, è bella veloce e quindi si può mettere la quarta. Chiaramente devo capire quando poter mettere la quarta, quando poter mettere la terza, insomma devo capire la pista perché altrimenti vado a fare soltanto dei gran casini. Questo che vi mostro è il secondo giro, perché il primo giro è stato un delirio, ragazzi. Ho provato a stare vicino a Vittorio, proprio come vi dicevo poco fa, ma mi sono ritrovato assolutamente in mezzo a una nuvola di polvere che non mi ha fatto capire niente. Ho dovuto assolutamente fermarmi per più di 20-30 secondi, aspettare che la polvere andasse via e partire per il mio giro di prove libere. Come vedete la pista è bella guidata, ci sono delle belle arrampicate, come al solito non si capiscono dalle immagini, però questa volta ci saranno delle riprese col drone aereo che spaccheranno, le vedrete nella PS. Ci sono delle belle rampe, dicevo, poi si sduna, si va giù a capofitto in alcune rampe verticali, quindi al contrario, ci sono degli sdunamenti pazzeschi di seconda dove devi voltare la macchina da ore 6 a ore 7, quindi veramente quasi a 180 gradi, e la pista è bella guidata. Quando metti la quarta si alleggerisce un po', perché poi il land, essendo bello alto, con il peso un pochettino più verso l'alto, si alleggerisce parecchio, e di quarta veramente c'è da guidarla quasi alla VRC, perché questa pista in effetti non è né tecnica né niente di fuoristrada, ma è veramente da velocità. Come sempre un po' di regia sulle camere, le vedrete poi nella PS, per dare il senso, insomma, che sia un buon filmato. E taglio corto perché la PS
dura più o meno 10 minuti per la mia categoria, 9 minuti 50, 9 minuti 40 a seconda del tempo che farò, e voglio fare un bel tempo, voglio imparare bene la pista perché voglio fare un bel tempo. Chiaramente la prima PS sarà un po' da studio dopo le prove libere, però mi ci devo buttare dentro, quindi assolutamente concentrazione. Finite queste libere, cerchiamo di capire un po' come sono le impressioni e ci prepareremo per la PS. Impressioni, prove libere. A parte che ho dovuto aspettare Vittorio perché sono partito troppo dietro di lui e una nuvola di polvere, raga, impossibile respirare, vedere a un metro dal cofano, quindi mi sono fermato, ho aspettato forse troppo e dietro mi suonava, non mi starà, mi bussavano, insomma, perché sono andato troppo lento, vabbè. Però sono le libere, pazienza. Veloce da morire, questa pista è veramente veloce e c'è veramente da stare attenti. Nel briefing infatti ci hanno detto state attenti perché ci sono dei punti in cui arrivate a manetta, siete di traverso e giù c'è un costone da 100 metri, quindi attenzione. Ho fatto caso che molto meglio di terza, bella morbida, anche sui salitoni lei spinge, non c'è nessun problema, va su veramente bene di terza. Devo stare attento perché ci sono un bel po' di punti dove, non mi sono accorto nel primo giro, ma nel secondo, per la botta presa al primo, ci sono proprio delle cunette che vanno a beccare sotto il telaio, cioè proprio devi stare attento. E quando sduni, ci sono dei punti dove non sduni dritto ma devi sdunare totalmente a 90 gradi, quindi devo ricordarmi un paio di punti tosti. Vediamo tra poco gara 1, sapete che c'è pochissimo tempo e quindi ci prepariamo. Un pelo di meccanica, come sempre, queste che vedete sono le barre di sterzo e sono rinforzate, rispetto alle originali hanno un diametro maggiore proprio per evitare che quando prendi di traverso magari un sasso e ti si apre lo sterzo, quindi una gomma va a sinistra, una gomma va a destra, si spacchino. Sono belle toste e lavorano bene. C'è da dire che sono un pochettino più pesanti delle originali, ma insomma te ne sbatti le balle per rinforzare la meccanica e la tiranteria, ci sta. Sono due, una davanti e una dietro, una è la barra di sterzo, a parte la scatola di sterzo, e una è la barra d'accoppiamento. Se vedete qualche attacco diverso è perché in effetti la Land Rover nasce come mezzo per la guida a sinistra e di conseguenza c'è anche l'attacco dall'altra parte, ma chiaramente noi siamo in Italia, quindi parte dalla parte giusta. Oh, ci siamo raga, allineamento e posso finalmente partire, quindi preparazione in griglia. Aspetto il verde e... Parto a cannone, voglio proprio vedere com'è sta pista, voglio divertirmi. Ecco, questa sarà la parola basilare di questo weekend, voglio divertirmi. Ecco, qui avrei dovuto mettere la quarta, però, raga, devo conoscere la pista e devo ancora conoscere il mezzo, perché dopo tre manche comunque ho guidato veramente poco, se sommiamo i chilometri ho guidato veramente poco. Ecco, già qua ho cannato, sono arrivato lungo perché non mi ricordavo la pista e ho dovuto fare una rete. Che spettacolo, guardate che spettacolo! Luca il dronista ha fatto un lavoro impeccabile, ragazzi, e sto giro ci sono delle immagini che fanno paura, godetevele. Questa è la variante per tagliare la velocità, che ha funzionato. Dall'alto, come sempre, e come sempre nelle immagini video, la velocità, le pendenze, non si capisce niente. Ma ragazzi, vi dico che è veramente guidata. Ah raga, ricordatevi che sul canale YouTube Raffo Racing trovate anche tutti i camera car on board senza commento e per questa manche con il drone
ve lo potete gustare con il rumore del motore a manetta acquisito con un microfono, quindi pure sound 100% goduria. Sentite sotto al telaio tutti i sassi che sbattono, sembra veramente una sabbiatura pazzesco, ciottoli taglienti devastanti per le gomme e per la guida, ma che pista. Questa è una rampa che vi dico va su veramente, perché sono in terza piena e mi sono assolutamente divertito a sprigionare i cavalli. Il 200 spinge di brutto e vi assicuro che poi quando arrivavo su e mettevo la seconda, comunque il mezzo ne aveva ancora tanto. Tagliamo verso la fine della PS, altrimenti sarebbe troppo lungo il video, ragazzi. Ho guidato medio bene, perché ripeto, è la prima e devo capire ancora dove stunare a un certo punto. Devo ricordarmi la pista, ragazzi, sono decine e decine di curve rettilinee, non l'ho mai fatta e devo ricordarmela. Però devo dirvi che non è andata malissimo. Ok, finita. Non è male, dai, 9,50 e qualcosa. Non è male. Per iniziare non è male. È velocissima, è quarta piena. L'unica roba è che si spostano dei ciotoloni, becchi delle botte sotto il telaio, ti sembra che si stacchi qualcosa. Avete mai visto gli alberi quando cadono, che escono dal dentro il tunnel del cambio? Una roba così, bello, bellissimo. Ci sono dei bei salitoni di terza al 200, spinge da morire e mi sono divertito un botto. Non devi troppo impararla bene, perché ci pigli il gusto e quei costoni senza la protezione non perdonano, e quindi che figata, bellissima, bellissima. Niente, questo tubo non sa da fare, come si dice. Che vai troppo piano, la macchina non prende aria e si... Che bastardo. Praticamente il tubo di aspirazione, come al sassello, si è gremato e bisogna capire come fare una paratia per non far sì che la gomma con il blocco motore a 2000 gradi si fonda. E il problema è che entra un sacco di schifezza, polvere, e non va per niente bene. Quindi adesso il lavoro è cercare di capire come fare all'ultimo, perché tra poco si parte per la seconda speciale. Mad praticamente nuove, già completamente distrutte, ragazzi, perché i ciotoli che ci sono tutti rotti, sono tutti taglienti, e quando ci dai il gas o ci arrivi veramente di traverso si disfano i tasselli della gomma. C'è da verificare prima di domani, perché 5 speciali sono lunghe e una volta che diventano completamente tondi o mancano veramente delle fette, allora la trazione viene a mancare e c'è da stare veramente attenti. Beh dai, ok, quindi il pieno fatto, controlli, serraggi, tutto a posto, sono pronto per PS2. Sto giro un pochettino la pista, la sopro meglio, dai. Dai Raffo, metti la quarta. Sì, ho messo la quarta, per poco, ma ho messo la quarta, vi assicuro che cambia tutto, perché quella spinta in più, poi dopo arrivi, metti la terza, vai di traverso e sto giro, questa piccola variantina, devo farla bene. È piena di buchi, dossettini, cioè veramente ti spacca sotto il telaio, però l'ho fatta bene. Qui si arriva di quarta piena, ragazzi, guardate lo stacco, la staccata pazzesca.
il polverone che si alza, vi assicuro che è veramente, veramente tosta. Variante fatta bene, quella discesa che dal drone non si vede ma è veramente tosta ed è piena di cunette, dossi, buche e non posso far la manetta altrimenti rimbalzo e spacco qualche cos'altro. Però adesso gas e andiamo a prendere le rampe a manetta. Non posso tagliare troppo, raga, perché le immagini dal drone spaccano. Questi discesoni che butti dentro la terza, raga, vi dico che quando dai gas alla terza la macchina comincia a scomporsi, sei veramente in discesa e in effetti qualcuno qui ha cappottato e ha fatto un bel po' di ruzzoloni. Per fortuna non si è fatto niente, però ha buttato via la PS perché rotolando poi è rimasto sul tetto. Vi assicuro che, come sempre dal video lo ripeto mille volte, non si capiscono pendenze e robe varie, ma è veramente tosta. Quando sei in discesa la macchina si scompone, devi dargli del gas per raddrizzarla, ma prendi altra velocità e alla fine devi staccare perché la curva torna indietro a 170 gradi ed è veramente tosta, devi arrivare completamente di traverso per poi a volte mettere addirittura la prima, insomma è bella tosta. Nel pezzo guidato in mezzo al bosco il mio compagno di squadra Vittorio, il mio preparatore, ha incontrato uno dei piloti che si è cappottato e ha dovuto fermare la sua prova speciale. In questi casi si dà un tempo media con gli altri, diciamo, le altre PS per avere la situazione, diciamo, a tuo favore anche se non hai finito la PS. Che immagini, raga, che immagini sulla cresta in alto, drone spaziale. Grazie Luca. Ok, PS finita, qualche secondo in meno vuol dire che sto un attimino imparando la pista. Più la impari e più chiaramente ci puoi dare del gran gas e più rischi, e in effetti ho visto che a certe le ho sbagliate alla grande proprio perché sono arrivato con una marcia in più rispetto a PS1 che mi ha insegnato un po' com'era la pista. Sono pieno di foglie e rami proprio perché un paio di curve sono andato largo di traverso e ho preso dentro cespuglie e di tutto. Gran lavoro degli occhiali, perché giuro mi sono arrivate in faccia delle robe fotoniche. Ho fatto bene la variante, quella variante cattivissima che taglia la velocità, l'ho fatta veramente bene perché sono arrivato in un modo che mi ha impostato bene la salita e lo sdoblamento, quindi 10. Purtroppo ho sbagliato, ho fatto una retro e ha ammazzato il tempo, però bene, cazzarola, e mi sono divertito di brutto. E tra l'altro con sotto consiglio del dronista, che è un dottore, antidolorifico giusto, giocato e baffa. Che sabato, ragazzi, spaziale, è stato veramente divertente tra gasolio, cavalli, motori, compagnia, amici, divertimento, qualche presa per i fondelli. Vai troppo piano, la macchina non prende aria.
Che bastardo. Ma ricordatevi di queste parole, ricordatevi nel secondo video, perché non si sa mai che cosa succede, ragazzi. Se vi è piaciuto questo video, ragazzi, mettete un like, condividetelo e andatevi a vedere tutti gli altri delle prime manche se non li avete visti, così potete capire tutta la sequenza delle PS, delle prove speciali, di tutto il campionato, perché il CVF, campionato italiano velocità fuoristrada, fa veramente paura, è bellissimo. Andatevi un po' a cercare anche in giro altre immagini di altri anni, perché spaccano. Ricordatevi di iscrivervi al canale, importantissimo, l'aiuto migliore che potete darmi è quello, poi è gratis, quindi clic, e ci vediamo nella giornata di domenica nel prossimo video, perché sono successe delle cose fotoniche come vi ho detto all'inizio. Fate sempre buon 4x4 e a presto, ciao. No!